Per netbooknews.it oggi parliamo di Bytepack. È un'idea voluta dal produttore tedesco Convar, differente da tutti i comuni case per hard disk, perché è realizzata completamente in cartone ondulato. Quelli che vedete sono tre contenitori diversi in cui posso andare a inserire tre hard disk. Per farvi capire subito di cosa stiamo parlando, vado subito ad aprire uno di questi contenitori, tolgo la sua custodia, vado ad aprire l'interno ed ecco che mi trovo con una struttura realizzata completamente in cartone, priva di colla e priva di graffette, progettata in modo da contenere hard disk da 3.5 pollici, come questo, ma anche da 2.5 pollici sfruttando l'apposito adattatore. Contenere gli hard disk è solo il primo dei modi di utilizzo di Bytepack, perché una volta chiuso e reinserita la sua custodia, in questo modo, mi basta prendere il kit chiamato Powerbox, contenuto all'interno della confezione, collegarlo ai cavi inseriti anche loro nella confezione, in questo modo, e completare il tutto collegando la parte finale del cavo al mio hard disk. Così. In questo modo potrò collegare il mio hard disk ad un PC sfruttando la porta ESATA, oppure USB utilizzando l'adattatore fornito anche lui nella confezione. Una volta terminato il mio lavoro con l'hard disk, posso andarlo a staccare, ripiegare il tutto ed inserirlo nel mio box. L'intera procedura richiede solo 5 passaggi, che sono poi quelli descritti all'interno del manuale illustrativo che trovate all'interno di ogni singolo Bytepack. Manuali che dall'altro lato diventano delle comode etichette adesive da applicare poi sia sull'hard disk che qua su ogni singolo Bytepack. L'intero box, comprensivo dei cavi che abbiamo appena visto, a cui bisogna aggiungere questo alimentatore esterno, costa circa 39 euro. Con altri 13 e 14 euro potete invece acquistare altri 3 Bytepack privi di cavi, di cui alcuni modelli in edizione speciale rifiniti e decorati con materiali particolari. Il costo è superiore a quello dei più economici case per hard disk esterni, ma d'altronde qua abbiamo un'idea diversa e molto riuscita, secondo me, unita ad una realizzazione veramente impeccabile, perché la qualità del cartone, così come la progettazione interna, sono ben fatti, sono particolari ed hanno anche alcune chicche che non trovate in altri modelli, come la staffa per tenere l'hard disk in questa posizione o i fori che servono a mantenere bassa la temperatura interna. Allo stesso modo la qualità dei cavi è veramente elevata, anzi secondo me sono anche un po' troppo spessi, quindi un po' rigidi, soprattutto all'inizio. Così come è assicurata la loro compatibilità, e ho provato personalmente, con Windows, con Android e con Ubuntu. Senza dimenticare l'impatto ambientale del tutto, perché tutte le parti, cavi esclusi ovviamente di Bytepack, sono prodotti con materiali 100% riciclabili e perché l'azienda, Convar, è molto attiva nel sociale. Per maggiori informazioni su Bytepack vi consiglio di leggere l'articolo che ho appena pubblicato su netbooknews.it e di iscrivervi a questo canale per i futuri aggiornamenti.